Seconda parte di Basket Time, fra pochissimo andiamo a sentire l'analisi di Giulio Griccioli al termine della sconfitta 76 a 75 della Menzana ieri ad Agropoli. Abbiamo visto nel finale di partita un recupero importante da parte dei biancoverdi, è stato un recupero probabilmente più di testa e di cuore che effettivamente di basket, anche se si sono visti dei progressi rispetto a quello che si era visto nei primi 36 minuti. C'è un episodio, Lorenzo, che probabilmente ci ha un po' tagliato le gambe al di là dell'errore finale di Tavernari, poi come sempre diciamo i tiri possono entrare o possono uscire, e è quell'uscita per falli da parte di Mike Myers. Eh Non sì, solo eh per fa, cioè, non solo sì, per eh 5 falli. sì, eh sì, eh sì. E qui sinceramente anche questo è una di quelle cose che non vanno bene, che non possiamo tollerare, e infatti prenderemo un provvedimento nei confronti del giocatore perché Purtroppo recidivo, esatto, proprio per questo. Quindi questa cosa qua non è più tollerabile e sai, quando perdi di un punto, non abbiamo perso per colpa sua, ma insomma, quando perdi di un punto, tutti gli episodi poi possono Assolutamente. essere decisivi. E là, quando ti prendi un tecnico per proteste, poi ne prendi un altro perché in panchina fai delle intemperanze così. Quindi, questa è una cosa che non va bene, che ha ovviamente pesato molto, anche se, ripeto, poi tutta la squadra è responsabile della sconfitta. Su questo mi sembra giusto sottolinearlo, ecco. Ci sentiamo allora quello che ha detto Giulio Griccioli a fine partita. Se dopo aver perso una partita in casa l'abbiamo persa noi, in 15 giorni allenamento, ci ripresentiamo in un campo che sapevamo essere non facile, proprio poteva essere una delle ultime chance di togliersi con una vittoria la possibilità di sperare in una salvezza nei playout. Quindi sapevamo una partita dura, una partita da affrontare con grande determinazione, con grande energia, cioè praticamente siamo stati dei fantasmi in campo a tratti in maniera quasi imbarazzante. Ci siamo guardati, abbiamo cambiato 18 difese sui pick and roll, cioè, qualsiasi cosa si faceva, tanto era una cosa fatta male perché chi la faceva con un'energia che non era neanche lontanamente paragonabile al minimo sindacale che serviva per giocare una partita. Questo col massimo rispetto dell'intensità che invece Agropoli ha messo nella partita. Però se qualcuno è rimasto sorpreso dal fatto che delle persone, dei giocatori, degli uomini in una situazione disperata, dopo 12 sconfitte, non mettessero neanche l'energia, cioè voglio dire, in che cazzo di campionati ha giocato fino ad oggi? E allora credo che nonostante l'inesperienza generale, 2 settimane passate a ripetere le stesse cose probabilmente sono state troppe e evidentemente era meglio non dirgli un cazzo, probabilmente, scusate le due parolacce ho detto, perché se si devono presentare così è un casino. Nonostante tutto io cercavo di mantenere la calma anche quando c'era onestamente da perdere la calma perché c'era veramente da picchiare qualcuno, perché sostenevo, continuato a sostenere alla squadra che potevamo provare a vincerla in ogni momento la partita. Dobbiamo fare 7 cose di fila fatte bene, 4 in attacco, 3 in difesa o 4 in difesa e 3 in attacco. E così è stato, nel momento peggiore, perché poi quando Maez ha anche perso la testa su quel fallo, uno può essere un fallo o non fallo, però quindi, quando uno gioca una partita come lui, uno sta zittino e fa le cose che deve fare perché la partita la stiamo giocando, non è che non la stavamo giocando. Quello è
È qualcosa che non, sinceramente, accettare è difficile. Non la sconfitta, perché la sconfitta è qualcosa che sta nel nostro gioco e la sconfitta globale era qualcosa che stava nel nostro campionato. Certo, aver dato 4 punti a una squadra che ne ha 12 adesso, insomma, vabbè. Però, voglio dire, qualcuno glieli doveva dare, siamo stati noi, bravi loro, a prenderseli tutti e 4. Sul lungomare di Agropoli probabilmente metteranno una targa se si dovessero salvare, ricordando il contributo della Menzana. Ci scherziamo, anche se ovviamente siamo molto dispiaciuti, però oggettivamente questi 4 punti, ci mancano perché erano 4 punti alla portata. Volevo chiedere una cosa a Lorenzo. Abbiamo marginalmente, anche se poi sono settimane che ne parliamo, affrontato l'argomento degli infortuni. L'infortunio di Cappelletti e l'infortunio di Bucarelli, che è più recente. La situazione ad oggi è che Bucarelli può rientrare oppure no, entro la fine della stagione? Bucarelli farà un controllo ulteriore nei prossimi giorni. Al momento è difficile fare previsioni a breve termine. Quindi io spero che si possa recuperare, ma possiamo anche mettere in preventivo di non poterlo fare. D'altra parte, il suo problema è un problema che tutti sappiamo, è sempre difficile come dire, pronosticarne i tempi. Quindi dobbiamo un po' vivere in tempo reale, la sua condizione e vedere se si riesce a guadagnare del tempo, considerando che lui sta facendo tutto quello che può fare in questo momento. Però purtroppo questo è un problema fisico che ha bisogno di tempo, quindi è difficile, che si possa recuperare in definitiva. Per Cappelletti non parliamo di tempi, però come sta andando? Sta Il ragazzo sta lavorando andando forte. molto bene, sta lavorando forte, come ovviamente il ragazzo fa in tutte le sue cose, questo sicuramente l'aiuta, ma è evidente che Sarebbe noi sciocco abbiamo rischiare. parlato da sempre di stagione finita e anche se lui è magari in un piccolissimo vantaggio di tempo rispetto alle previsioni, non possiamo pensare di prenderci dei rischi per un ragazzo che comunque dovrà fare il suo lavoro nel modo giusto, nei tempi giusti, per essere pronto della stagione prossima. Anche perché lui è veramente uno di quei giocatori su cui è giusto costruire, pensare di costruire un futuro. Sì, lui ha un contratto biennale e contiamo di recuperarlo al meglio proprio per questo motivo. Ecco, probabilmente credo che una delle leve che possono essere utilizzate, noi non ci sostituiamo assolutamente a chi fa bene il suo mestiere, Lorenzo Parruganti in primis, ma anche la società, per far risalire un po' le quotazioni di questa squadra nelle ultime partite e far capire che probabilmente tornare al successo o quantomeno a dare una dimostrazione di essere una squadra competitiva può essere un bene. È un bene sì per la Menzana, però è un bene per gli stessi giocatori da qui al futuro, no? Sì, è un discorso giusto perché poi è anche un discorso che gli facciamo. Però sai, ci sono delle dinamiche quando ci entri dentro non è mai facile. Oggettivamente io sono molto a disagio in una situazione, già quando perdi non è facile, no? Poi quando sei alla Menzana e perdi non ci si fa mai l'abitudine. Perdere male è addirittura peggio e quindi questa è una situazione che noi dobbiamo cercare di gestire al meglio andando a toccare le corde giuste perché vogliamo toglierci da questa situazione che è una situazione oggettivamente brutta, sgradevole, di disagio per tutti. E, faremo di tutto per toglierci da questa situazione qua con tutti ovviamente i problemi che abbiamo e che ci portiamo dietro, è giusto saperli, è giusto prendere in considerazione, non devono essere un alibi perché l'alibi non deve far parte del nostro bagaglio.
vogliamo trovare un piccolo barlume di luce anche nella partita di ieri. Flamini, un giocatore che comunque è stata una scelta importante per questa stagione e che probabilmente ci farà vedere un finale di stagione alla stregua di quello dello scorso anno a Roma, dove fece veramente un finale di campionato essenziale per la stessa squadra romana. Però diciamo pure anche di Masciarelli, che appunto nel grigio della partita di ieri ha continuato a far vedere, comunque è un ragazzo giovane che, sommandole a Bucarelli e a Cappelletti, rappresenta un buon punto di partenza. Stai già facendo la squadra del prossimo anno praticamente. No, non voglio rubare, è un ruolo difficile. Ma... Anche perché dobbiamo vedere un po' di cose, no? Prima dell'anno prossimo. No, niente, stavo sorridendo perché ti ringrazio per questo sforzo per vedere almeno due elementi positivi in una gara che è di positivo. Ti ringrazio. Beh, indubbiamente di Flamini sono molto contento perché c'era anche un po' di scetticismo all'inizio stagione, sapevamo dei suoi problemi fisici del recente passato, ma conoscevamo le qualità dell'uomo e del giocatore e avete visto che poi a lungo andare il suo apporto è stato fondamentale. Peccato lo sforzo vano di ieri, però sicuramente è stata una cosa molto apprezzabile, e come quella di Masciarelli, che è stato in campo bene, che magari potrebbe non essere una occasione isolata, ma speriamo possa avere anche chance nelle prossime settimane, nelle prossime gare. Ho letto stamattina un articolo di Giuseppe Nigro, che poi fra l'altro fra poco avremo ospite collegato telefonicamente. Lo diciamo come battuta, però il dato statistico è quello: Flamini non segnava 23 punti dal 2006, quindi diciamo è tornato quello di 11 anni fa. È una battuta. Vedi che siamo riusciti a rimettere il testo anche meglio di quanto si potesse sperare. Grande partita del capitano Simone Flamini, purtroppo non è servito. Se la regia può metterci in onda intanto il quadro degli appuntamenti del prossimo turno nel girone ovest di Serie A2. Unicusano Roma contro Remer Treviglio, Latina Agropoli, quello che ci interessa ovviamente domenica pomeriggio alle 6 al Palasport, Menzana contro Ferentino, Biella Trapani, Agrigento contro Legnano, Viola Reggio Calabria contro Tortona, Scafati Eurobasket Roma, Novi più Casale contro NPC Rieti. Vista la situazione di classifica che già commentavamo, c'è una serie di incroci infiniti da qui al termine della stagione, ne abbiamo, Lorenzo, diversi fra l'altro, anche noi come Menzana, perché Ferentino oggi è dietro 4 punti alla Menzana, però insomma poi andremo a giocare prossimamente a Roma sul campo dell'Eurobasket, arriverà Trapani, la stessa Virtus Roma probabilmente la incontriamo all'ultima giornata e forse potrebbe essere decisa la situazione, però insomma veramente di opportunità ancora ce ne sono molte da sfruttare. Iniziamo contro Ferentino, che dicevi giustamente è una squadra che probabilmente a cose normali doveva essere, non dico accanto a Biella, ma insomma poco sotto. Sì, sinceramente ci sono dei giocatori importanti che mi piacciono tanto e che dovrebbero fare la differenza. Hanno avuto una stagione di sofferenza che dall'esterno ovviamente si fa fatica a spiegarsi, ma ognuno ha i propri problemi, le proprie certo. Dinamiche evidentemente, però se guardo il loro roster mi vengono i brividi. Ovviamente si tratta di una squadra assolutamente da non sottovalutare e non sarà sicuramente un cliente facile, ma noi dovremo affrontare la gara a prescindere dall'avversario con un piglio e con un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto in queste ultime settimane. Sì, diciamo è una squadra che ha tre italiani di assoluto livello, ma forse anche superiore, Imbrò, che conosciamo, Gigli e Musso, che sono tre giocatori sicuramente di grande spessore. All'andata non fu una delle migliori partite della Menzana, anche se diciamo fino all'ultimo ci fu quel 4-4 mi sembra di Harrell, che ci permise di rimanere in partita e tentare anche una vittoria all'ultimo, e poi peraltro è svanita. Ecco, cosa dovremo fare di meglio al di là di quello che purtroppo in queste ultime settimane non siamo riusciti a fare contro questo tipo di squadra?
Però ti butto là un aspetto tecnico. No, guarda, l'aspetto tecnico, come sapete, lo lascio ai tecnici, agli allenatori, che hanno tutte le capacità di preparare la partita nel modo giusto. Io dico che contro una squadra con questi giocatori qua, se non cambiamo atteggiamento rischiamo un'altra figuraccia, quindi questa è la cosa che mi preme sottolineare per l'ennesima volta, ma sarà fondamentale, anche perché per esempio all'andata eravamo reduci da poco dall'infortunio di Cappelletti, però pur soffrendo, come è normale contro una squadra così, alla fine siamo rimasti attaccati alla partita, abbiamo avuto anche una reazione importante e ce la siamo giocata fino alla fine. Ecco, non dovremo prescindere con quel tipo di atteggiamento lì. Quindi domenica assolutamente da affrontare in maniera diversa la partita per cercare di tornare a vincere, magari anche di, no, questa è una battuta solamente telegrafica, di avvicinarci a qualcosa di scritto sulle maglie della Menzana, no? Vediamo, facciamo lavorare chi lo sta facendo, penso bene in queste settimane, lo so che c'è tanta ansia da parte di tutti, a cominciare da me, non ve lo nascondo, perché voglio dire, io ho vissuto un paio d'anni diciamo abbastanza, abbastanza difficili, quindi c'è grande attesa da parte di tutti, io spero che ne valga la pena e speriamo che presto ci possano essere buone notizie. Bene, noi ringraziamo Lorenzo Maruganti, che liberiamo prima della fine della trasmissione, perché ovviamente il momento è quello che ha tanti impegni. Grazie per essere stato con noi, magari speriamo la prossima volta di poter essere qui a commentare una bella vittoria, no? Sì, mi ero preso l'impegno, ovviamente, sai, venire dopo una figuraccia non è mai semplice, però fa parte del gioco, fa parte del mio lavoro e sono venuto volentieri. Ti sei difeso bene. Grazie, buona serata a tutti. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, parleremo anche di sponsor, parleremo di conti, di semestrali e poi andremo come sempre a fare un tuffo nel passato, a fra poco.